Buongiorno bellezze, oggi eccomi qui con un nuovo episodio della serie Tall Girls Problem. Oggi vedremo insieme come vestirsi se si è alti. Ho già fatto qualche video a riguardo, ve lo lascio qui sopra nelle schede. E vedremo insieme quali sono i capi, quali sono le acconciature, quali sono le scarpe da scegliere quando siamo troppo alte. Adesso sigla. Evitate di esagerare con le acconciature. Infatti, un consiglio per le ragazze basse è quello di indossare, quello di creare un'acconciatura alta, voluminosa, per donare qualche centimetro. Ovviamente vale il contrario per noi se vogliamo sembrare normali o più basse, perché pensandoci, se andremo a fare un cucù gigantesco sulla nostra testa, pur essendo comodo, guadagneremo 5 cm in altezza, il che in certe occasioni potrebbe darci molto molto fastidio. Se siete molto alte dovreste sapere che dovunque andiate, comunque vi vestiate, gli occhi cadranno spesso su di voi. Cadranno sui vostri piedi per vedere se indossate dei tacchi ultra mega alti, cadranno sulle vostre gambe, eccetera eccetera. Giusto sguardi di curiosità. Alcune volte sono sguardi un po' cattivi, devo ammetterlo, almeno nel mio caso. Se capita anche a voi, lasciatemi un commento qui sotto comunque. E il mio consiglio è quello di non strafare. Non indossate capi super colorati, super fluo, super strani, perché l'attenzione cadrà comunque dovunque su di voi. Attenzione ai tacchi. Bisogna scegliere le occasioni e le compagnie con i quali è meglio indossarli, con i quali è meglio evitarli. Io personalmente preferisco evitarli. Vi lascio qui sopra un video dove vi faccio vedere come mi riesco a vestire elegante anche senza tacchi. Comunque in questa serie dedicata alle ragazze alte ho fatto un video dedicato ai tacchi, quindi andate subito a guardarlo. Se siete alti e allo stesso tempo siete delle ragazze curvi, fate molto attenzione al vostro abbigliamento. Vi lascio qui sopra nelle schede un video dedicato all'abbigliamento perfetto per esaltare le forme delle ragazze curvi in qualsiasi altezza, in qualsiasi età. E inoltre il mio consiglio è quello di andare sul monocromatico, infatti evitando le fantasie andrete sul sicuro. I consigli su come vestirsi a grandi linee se siamo alti finiscono qui, spero di esservi stata utile. Se volete dei consigli dettagliati, per esempio su come vestirsi con il fisico a pera, come nascondere la pancia, come camuffare i fianchi larghi, eccetera eccetera, date subito un'occhiata sul mio canale, perché lì ci sono tantissimi consigli utili su come vestirsi in tante occasioni in base alla fisicità. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo tutti i giorni nelle stories di Instagram. Alla prossima!